Benvenuti a un nuovo appuntamento con lupoke.it. Quest'oggi vi presentiamo un medio gamma molto interessante, ovvero Honor 5X, che ha una scocca in metallo, un sensore biometrico e delle caratteristiche davvero interessanti. Honor 5X è sicuramente un device dall'aspetto molto ricercato, anche se non si tratta di un dispositivo top di gamma. La scocca in alluminio con striature orizzontali, la fotocamera sporgente, il lettore di impronte digitali in fossato e le due bande di plastica mimetizzata per le antenne denotano una particolare attenzione ai dettagli. Il device invece ha delle dimensioni importanti, visto che monta un display da 5,5 pollici, ma comunque l'ergonomia è molto buona, grazie ad una leggera curvatura della scocca. Se abbiamo difficoltà nell'uso ad una mano, il software ci viene incontro con la comoda modalità ad una mano, richiamabile tramite uno swipe sulla barra di navigazione. Nel lato destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, mentre nel lato sinistro troviamo i due slot per le due SIM, una in formato micro e una in formato nano, e per la micro SD per espandere la memoria. Questo è un punto a favore perché, a differenza di altri device, possiamo avere l'espansione di memoria insieme alla seconda SIM. Uno dei punti a favore di Honor 5X è la presenza di un sensore biometrico, che non si limita solamente a riconoscere la nostra impronta. Possiamo infatti utilizzare il sensore per mostrare il pannello delle notifiche, cancellare le notifiche e scattare le foto. In ogni caso, il riconoscimento è abbastanza veloce e preciso. Per quanto riguarda il display, troviamo un pannello da 5,5 pollici IPS con risoluzione Full HD e una densità di pixel di 401 ppi. A conti fatti si tratta di un buon pannello con degli ottimi angoli di visuale e un'ottima riproduzione dei colori che può anche essere modificata via software. L'unico neo è la poca oleofobicità del display che ci costringe a pulirlo spesso, ma diciamo che è difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 616, GPU Adreno 405, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibile tramite microSD. Le prestazioni garantite da questa configurazione sono abbastanza buone. Quando la RAM si satura, notiamo però alcuni rallentamenti nell'esecuzione delle applicazioni e nella navigazione dell'interfaccia. Diciamo che non sono molto fastidiosi, ma capitano un po' troppo spesso e se non ci fossero sarebbe decisamente meglio. La notizia buona però è che non scalda praticamente mai e i giochi girano in modo abbastanza fluido, senza particolari perdite di frame. Speriamo però che con l'aggiornamento alla Motion UI 4 con Android 6.0 Marshmallow vengano tolti questi rallentamenti. Come avete intuito, attualmente è montata la Motion UI 3.1 con Android 5.1.1. L'interfaccia è la classica di Huawei e ormai la conoscerete molto bene. Ovviamente non c'è il drawer e le applicazioni sono tutte in prima pagina. Vi sono poi moltissime impostazioni che permettono di gestire al meglio il nostro dispositivo. Immancabile l'applicazione gestione del telefono, che permette di fare un check-up sulla salute del nostro dispositivo per andare ad intervenire su memoria occupata, RAM, consumi, eccetera, eccetera. Immancabile anche la possibilità di personalizzare la propria interfaccia con temi scaricabili dallo store e praticamente sono infiniti. Per quanto riguarda l'ambito telefonico, non ho notato problemi di ricezione, ha sempre funzionato molto bene, ovviamente con connettività 4G. In capsula auricolare si sente molto bene, cosa che non vale per gli autoparlanti, che hanno un volume elevato ma con una bassa qualità e con dei bassi praticamente inesistenti. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per quanto riguarda l'autonomia, qui non abbiamo nessun tipo di problema. La batteria da 3000 mAh riesce infatti a coprire molto bene l'intera giornata con un utilizzo pesante, mentre con un utilizzo più parsimonioso sicuramente riusciamo ad arrivare ad un giorno e mezzo. È presente anche la classica gestione energetica dell'MSUI con la possibilità di scelta fra tre diversi profili energetici
e la possibilità di controllare le app che possono rimanere in background. Qui bisogna stare all'occhio e attivare tutte le applicazioni che vogliamo che ci inviano notifiche in real time. Nell'ambito fotografico ci ritroviamo con una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una anteriore da 5 megapixel. Rispetto alla media, Honor 5X riesce a regalarci degli scatti decisamente buoni. Pecca un po' con scarsa luminosità, ma ci sta. La messa a fuoco e il tempo di scatto però non sono velocissimi. L'interfaccia è però molto curata e ricca di impostazioni. Abbiamo anche una modalità per fare scatti al cibo. Nel complesso Honor 5X è una buona scelta in questa fascia di prezzo. Con 230 euro circa infatti riusciamo a portarci a casa un device con delle buone performance, con un sensore biometrico e con una scocca in alluminio. Bene, direi che per questa recensione vi ho detto tutto. Ovviamente se avete qualche commento, qualche curiosità o perplessità, lasciate un commentino qua sotto, mettete mi piace se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, da Marco Omiero è tutto per lupocchio.it.